Ganoccia Floccari. Per Del Neri però ci sono problemi e grossi, perché i veronesi sono falcidiati dalle assenze, soprattutto a centrocampo dove mancano Semioli, Luciano e Brighi. C'è Marcolini che al sesto innesca Tiribocchi che entra in rotta di collisione con Storari. Per l'arbitro Girardi però è tutto regolare. E nonostante il contatto del portiere messinese con l'attaccante giallo-blu, non ci sono per il fischietto di Sandonà gli estremi per l'espulsione di Storari e la punizione per il Chievo. Ma il Messina gioca bene, soprattutto sulla fascia destra, e passa in vantaggio al 15° con Riganò su assist di Alvarez. Peccato che c'è la segnalazione di fuori gioco per il bomber messinese. Più avanti Di Mandelli sul cross dell'Honduregno. Il Chievo prova a colpire in contropiede e si fa vedere al 25° con questo colpo di testa di San Marco, sul quale deve volare Storari. È davvero un buon momento per gli ospiti, che sfiorano il vantaggio anche sul corner successivo, perché Mandelli stacca di testa ma stavolta non inquadra la porta. L'impegno dei veronesi viene premiato al 32° quando Tiribocchi si inventa un gol pazzesco, riceve palla, scambia con Pellissier e scarica un destro che batte Storari. Secondo centro in campionato per l'attaccante giallo-blu. Una rasoiata davvero imprendibile per il portiere messinese, un dai e vai meraviglioso d'applausi per l'attaccante del Chievo, sorpresa la difesa siciliana battuta da questa magia di Tiribocchi, coraggiosa l'esultanza sugli spalti dell'unico tifoso del Chievo presente. Colpito il Messina prova a reagire con Riganò che di testa fa la sponda per Floccari, si distende siciliano, poi su Riganò è bravo Moro a chiudere, occasionissima per i padroni di casa. Bravo Riganò, ma sicuramente bravissimo anche il difensore del Chievo. 3 minuti di recupero, il Chievo può amministrare il suo vantaggio, ma pasticcia al 47° quando Alvarez codella un buon pallone. C'è la spizzata di Floccari, ma soprattutto c'è il 7° centro in 9 partite per Cristian Riganò, devastante nella sua media gol in questo avvio di campionato. Azione semplice, lineare, ma è buona anche l'intesa con il suo nuovo partner, ormai stabilmente Floccari, non più Re Artù. Il Chievo prova a reagire subito ad inizio ripresa con Kosovski, con questo piattone. Giordano vuole vincere, fuori Coppola, dentro il talentuoso Cordova, alza il tasso di qualità e che qualità, però sbaglia tutto al 43° Floccari che vanifica questa magia di Cordova. Poteva concludere prima l'attaccante giallorosso, che viene un po' bersagliato dai tifosi messinesi. Il clima si surriscalda, Coppola già ammonito, resta in panchina ma viene espulso per proteste. Arriviamo al secondo minuto di recupero e trova il gol partita, finalmente riscatta il suo errore imperdonabile Floccari con questo diagonale su assist di Riganò. Esplode il San Filippo, esplode Coppola che esulta dagli spogliatoi. Vince 2-1 il Messina, che resta nelle zone nobili della classifica. Per il Chievo invece sono fatali gli extra time.